La mafia non può vivere senza la politica e senza gli affari. Sono frequenti gli spari di Lupara che abbattono funzionari pubblici o di partito intruppati con gli uomini d'onore. Allora, dove vanno a finire certi voti, orientati o imposti? E perché? Quali scambi nascondono o favoriscono? È vero dunque, come qualcuno ha detto, che gli italiani hanno l'impressione di vivere in un paese di molti delitti e di pochi castighi. Forse l'età mi porta a ripetermi, ma quando vedo queste cose, credo che non ci sia nulla da fare e che la nostra società non cambierà mai. Alcuni amici più giovani di me, di fronte a questo mio pessimismo, mi dicono che bisognerebbe andare a vivere in un altro paese. Io no. Dove sei, Peppino? E non dovevi dirci una cosa, tu? La poesia. Vieni qua. Salve. Dear Anthony and dear Cosimo, my family offers you this poem to remember our language and our land. Buon Francesco Idario all'italiano. Moto. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Che hanno paura a farsi vedere che mi stanno ascoltando. E a te che voglio spiegare. A te, a sé. Hai una bella faccia, pulita, occhi vivi, intelligente. E magari puoi pensare che costruire una strada, un ospedale, un aeroporto sia una bella cosa. Una cosa che conviene a tutti. E invece lo devi sapere, che qui si costruisce solo per rubare, si costruisce solo per mangiarci sopra. Batte, batti pure le mani, ma cos'è andata? E ancora rompi e basta. Ora volete farci pure un'altra pista, un'altra bella colata di cemento e altri insalati da combinare con il sindaco, la regione e il padre eterno. È il progresso, amico bello, che porta posti di lavoro, casa, turismo. E non fa bene a Cinesi tutto questo? E i siciliani cavernicoli devono restare? Ma chi ne ha avuti questi posti di lavoro? Gli amici tuoi mafiosi? Ma dove sono questi mafiosi? Chi sono? Sempre a dire mafia qua, mafia là. Ma che cos'è questa mafia? Ci stanno le chiavi, ci stanno qua. Levati, se non nottata facciamo. L'ha ammazzato tuo zio? Oh, piccirillo. Che è sapato? Tu non sei un comunista, i comunisti ci odiano. Ma chi è che ti mette tutte queste fessioni in testa? E allora chi è stato? Quelli come lui lo hanno ammazzato. Quelli che vogliono prendere il suo posto. Ma che cosa dici? Visto così dall'alto. Non sale qua sopra e potrebbe anche pensare che la natura vince sempre, che è ancora più forte dell'uomo. E invece non è così. In fondo tutte le cose, anche le peggiori, una volta fatte, poi si trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di esistere. Fanno ste case schifose con le finestre in alluminio, i muri di mattoni vivi. Mi stai seguendo? Ti sto seguendo. I balconcini. La gente ci va ad abitare, ci mette le tendine, i gerani, la televisione. Dopo un po' tutto fa parte del paesaggio, c'è, esiste. Nessuno si ricorda più di com'era prima. Non ci vuole niente a distruggere la bellezza. Beh, ho capito, ma allora? E allora? Allora invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni, queste fissarie, bisognerebbe ricordare alla gente che cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla. La bellezza. La bellezza, è importante la bellezza, da quella scende giù tutto il resto. Qual è la distanza più breve tra i due punti? Una retta! Una retta? A Stoccolma forse, forse pure a Milano, forse così si usa persino per quanto a Siracusa. A Cinisi invece la distanza più breve tra i due punti sono tre curve. Una, due e tre. Curve bellissime, formosissime, curve eccezionali. E lo sapete come successe questo miracolo della geometria? Io dico che lo sanno. E tu sempre malizioso sei. Invece il signor sindaco meschino, questa autostrada che si intorcinia, si gira, si vota e si furria, ci pareva più graziosa. Lo fece perché i poveri automobilisti si divertissero, perché non ci venisse un corpo di sonno. Signor sindaco, è vero quello che abbiamo detto fino ad ora? È vero, signor sindaco? Ah, signor sindaco, è vero?
Il fatto è che questo pezzo di giardino appartiene a certi amici. A certi amici degli amici, degli amici, degli amici. Questo qui, per esempio, è l'onorevole Pantofo, uomo di panza e presenza. Quest'altro è Don Cesare Manzella, buon'anima, che fece un gran botto con la sua Giulietta. Quest'altro, invece, è mio padre, Don Luigi Impastato. Quest'altro invece è Don Saro, cugino di un altro più importantissimo, che si chiama Tano. Tano, Tano Ceruto, governatore eccellentissimo della colonia di Cinisi. Impastato. Qua sono. Ora smontate tutto. Noi non togliamo niente. Ora togliete tutto, togliete tutte queste cartelle e ve ne tornate subito a casa. La nostra Costituzione sancisce la libertà di parola. Ma quale libertà di parola? Allora fammi vedere l'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico. Questa è riappropriazione di suolo pubblico. Ma quale riappropriazione? Ti pare che solo a te fumano i coglioni? E ora votini, subito. Oggi vorrei parlare di un argomento un po' delicato, un po' difficile. Il problema che riguarda il consumo sempre più diffuso delle droghe. Droghe pesanti, droghe leggere. Ecco, ad esempio, qual è l'elemento discriminante che permette di distinguere la leggerezza dalla pesantezza di una sostanza mai senza un when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you ma la rivoluzione non avrà luogo se le donne verranno chiamate ad agire in nome di un proletariato che non ha fatto veramente sue le loro esigenze. Esse riusciranno a imporre la loro condizione e porranno le basi per cambiarla quando prenderanno coscienza di sentire lo Signora, signora, ha capito la domanda? Signora Bartolotta, mi sente? Riconosce quell'uomo nello schermo? Che è certo, Caucanus. Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11. Sì, sì, lo Z11. Il grande capo, Tano Ceruto, si aggira come uno spardiero nella piazza. Sì, la commissione edilizia è riunita. Si aspetta il verdetto. Ed ecco tutti i grandi capi delle grandi famiglie indiane, tutte qua, che mano cututa, cututa mano. La spegni per piacere! Guarara galante. Lo sai che non la voglio sentire. O abbassi o spegni. Giova! Poi c'è anche... Quante volte te lo devo dire che devi rimettere a posto i libri di Peppino? Poi non li trova e litigate. Oh, qui c'è mamma mia, ne ha fatta tutta una volta. Oh Peppi, ti viene a bere qualcosa? No, ho promesso di andare a mangiare a casa stasera. E ormai è bravo picciotto. Sempre così diceva mio padre. Ci becchiamo domani. A domani, Peppi. Ciao, ciao, buona serata. Così. Ci vediamo al Palmignemi. Palmignemi. Che c'è quell'attivista di merda. Thank you.
Avete fame? Un pochino. Aspettiamo. In tutta la zona nord di Roma, in particolare lungo la via Cassia, la Flaminia e la Salaria. L'operazione è stata condotta fino ai limiti del comune di Viterbo. Sulla sorte di Aldo Moro continua il silenzio. E col silenzio continua una incertezza bilanciata tra l'angoscia e una speranza che è ancora tenace. Alcuni giornali hanno pubblicato... Vabbè, ho capito. Chiamo la radio, è capace che sta ancora là. Ti sta bene la camicetta? L'ho presa al mercato, l'ho pagata poco. E che vuol dire? Tu hai proprio un corpiceddo elegante. Grazie. Ma non risponde nessuno. Mangiamo. Pure troppo abbiamo aspettato. Allora, che mi dovete dire? Mamma, ci vogliamo sposare. Che peccato, però. Perché dici così? Perché ci doveva stare pure tuo fratello a sentire questa bella notizia. Ah. Ma che ci vuoi fare? Quando uno è impegnato a fare il comunista, mica può venire puntuale a cena per una volta. Che volete? Dov'è la camera di impastato Giuseppe? Sopra, perché? Sopra, forza! Andiamo ragazzi, veloci! Forza! Andiamo, sì, andiamo. Forza! Là, dobbiamo lì. Eseguire un ordine di perquisizione. Perquisizione? Terrorismo. Pitrano, cosa fai l'imballato? Muoviti! Aglio, Giovanni! Giovanni! Che state facendo? Ci lasci lavorare! Mamma! Dove va? Ma perché tutti questi carabinieri a casa? Ma voi come mi permette di entrare in camera di mio fratello? Per favore, non siamo qui per discutere, ma per eseguire un ordine di perquisizione. Questo l'avete capito? Sì, l'ho capito, ma voglio sapere che è successo a mio figlio. Questo voi l'avete capito? Perfettamente, signore. Intanto sappia che lui dovrà venire con noi. Lui? E che c'entra lui? Niente, dobbiamo solo fargli qualche domanda. No, no, lui non viene. Se non mi dite che è successo a Giuseppe. Signora, sta facendo resistenza pubblica ufficiale, se ne rende conto. Mamma, lascia stare. Non ti preoccupare. Ci vado. Tanto noi non abbiamo niente da nascondere. Bene. Il ragazzo ha capito, avete visto? È intelligente. Lasciatemi vestire. Non ti preoccupare. Andiamo. Andando, vai, vai, vai.
Raccontaci un po' di tuo fratello. Che cosa fa, di cosa si occupa, quali gruppi frequenta? Che cosa fa, quali gruppi frequenta? Che vuol dire? Non lo capisco. Ora ti spiego come funziona. Noi facciamo le domande e tu rispondi. Mio fratello fa politica. Se ho capito la domanda. Bravo, hai capito la domanda. Ma non è una novità, qui a Cinisi lo sanno tutti. Mio fratello Peppino è iscritto a Democrazia Proletaria. Cura le liste. Anzi, è pure candidato. Sono anni che fa comizi, che lavora alla radio, che fa propaganda contro la mafia. Ripeto, io non vi sto dicendo nessun segreto. Posso sapere invece perché tutto questo interesse così all'improvviso? Questa notte sui binari è scoppiata una bomba. Dobbiamo sapere se tuo fratello è coinvolto. Una bomba? Ma quando? Aspetta, ma è successo qualcosa a Peppino? In che rapporti sei con tuo fratello? In che rapporti sono? Buoni, normali. Anche tu ti occupi di politica? No, io no. Io lavoro. Gestisco una pizzeria qui allo svincolo di Punta Raisi. Però se proprio lo volete sapere, io le idee di mio fratello le condivido. Tutte. Ah. E visto che condividi le sue idee, hai mai sentito da tuo fratello o da qualcuno dei suoi amici di un attentato che doveva avvenire a Cinisi? Ma che cosa state dicendo? Ma assolutamente no. Mio fratello è sempre stato contrario a qualsiasi forma di violenza. Peppino è un uomo pacifico. Le uniche persone che hanno paura di lui sono i mafiosi, perché li denuncia tutti i giorni alla radio. Ma tu e tuo fratello non siete i figli di Luigi Impastato? I nipoti di Cesare Manzella? Mio padre era mafioso, sì. Eppure mio zio era un capomafia, allora. Mio fratello con loro non c'entra niente. È una vita che combatte la mafia. Tant'è che mio padre più di 100 volte l'ha buttato fuori di casa. E ripeto, soltanto voi non ne siete al corrente, perché a Cinisi lo sanno tutti. Mi riconosci? Sono gli occhiali di mio fratello. Già. Tuo fratello voleva far saltare in aria la ferrovia ed è saltato insieme alla bomba. Se sai qualcosa è meglio che ce lo dici. Ma mio fratello non avrebbe fatto mai una cosa del genere. L'hanno ammazzato. Ho capito, l'hanno ammazzato e ora lo vogliono fare passare per terrorista. Siete dei bastardi, siete. Stia calmo, che non abbiamo finito. Dov'è Peppino? Stia calmo. Dov'è Peppino? Stia calmo, impastato, e si sente. Dov'è calmo, Peppino? Stia calmo. Fonogramma urgente, verso le ore 0:30, una del 9 maggio 1978. Persona allo stato ignota, ma presumibilmente identificata in tale Impastato Giuseppe, oggetto generalizzato, si recava a bordo della propria autovettura Fiat modello 850 all'altezza del chilometro 30-180 della strada ferrata Trapani-Palermo per ivi collocare ordigno dinamitardo che, esplodendo, dilaniava lo stesso attentatore. Giovanni. Vito e gli altri sono andati alla ferrovia. Ci vado pure io. Però dobbiamo pensare prima a tua madre. Non sa ancora niente, glielo dobbiamo dire noi. Mamma. Mamma.
dove l'hanno ammazzato. È meglio se resti a casa, mamma. Dove? Sui binari alla ferrovia. Ci potete stare. È mio figlio che è morto. L'hanno ammazzato. Mi dispiace, signora, ho degli ordini. Per favore, allontanatevi. Piano, piano, piano. Piano, non vi ho. Per favore, signora. Squadra d'operai vi sta raggiungendo. Fra un paio d'ore la linea sarà di nuovo attiva. Ricevuto. Maresciallo, stanno arrivando gli operai. Due ore e ripristinano il binario e la linea. Ma chi è quello che sta facendo? Ma lascialo stare il Liboro, il necrofono del comune. Si vede che sei arrivato da poco, eh? Liborio, che c'è? Io veramente volevo parlare solo con te. Puoi parlare, guarda, loro sono i compagni di Peppino. E di noi non ci sono segreti. Mi dispiace tanto per tua mamma. Però voglio che glielo dici. Scusa, Liborio, perché non glielo dici tu? Peppino era un bravo picciotto. Liborio, che sei venuto a fare? Io al posto tuo non aspetterei i carabinieri. Scusatemi, devo andare. Ragazzi, secondo me manco lui ci crede all'attentato. E allora? Fino a che restiamo qui a chiacchierare fra di noi, perdiamo solo tempo. Che altro possiamo fare, Vito? Andare a vedere cosa è successo prima che fanno sparire tutto. Noi lo sappiamo che non è stato un attentato, giusto? E che Peppino non si è ammazzato. Ma abbiamo bisogno di prove per essere creduti. Sì, però dopo che ce le abbiamo, cosa ce ne facciamo se i carabinieri non le vogliono? A questo penseremo più tardi. Intanto pensiamo a recuperarle. E allora dai, di cosa abbiamo bisogno? Allora, ci serve una borsa frigorifera, delle buste di plastica. Una macchina fotografica che ce l'ha. Io? Bene. Allora prendiamo quello che ci serve e ci vediamo alla ferrovia.
Umberto l'avviso io. Va bene. A Monifaro. Ti volevamo dire che ti capiamo se tu pensi che non ci siamo comportati da buoni cugini. Ma vedi che noi a Peppino lo volevamo bene. Anche se Peppino questa politica più di una volta ci ha messo in imbarazzo. Lo saccio. E perché me lo stai dicendo? Perché non ci crediamo a questa storia dell'attentato. E ancora di meno a questo fatto del suicidio. Io ce la levo stinciuria a Giuseppe. Finché campo non mi do pace. E noi di questo ti volevamo parlare. Sappiamo che sei stato dai carabinieri. A chi ve l'ha detto? Fini su un paese e Palermo è piccolo. Le letti, no? Le letti. Ce ne fosse uno, dico uno. Uno solo che a punta la dice la verità. Questi sai che devi fare? Quando viene l'imbianchino li prendi. E appiccichi nei vetri, così non si sporca niente. Per i giornalisti Peppino è un terrorista morto mentre sta compiendo l'attentato. L'hai capito? Così lo vogliono fare passare. Ma questa è strada che non porta da nessuna parte. Non lo sappiamo chi è stato. E lo sai pure tu. È vero? Il signor Badalamenti non si doveva permettere. Peppino uno di noi era. No, non era uno di voi. Era contro di voi. Ho capito, va. Forse è ancora presto per te. Però tieni in mente quello che ti ho detto. Questo è uno sgarro fatto alla famiglia. E se ne deve occupare la famiglia. Per cortesia, ora ve ne dovete andare. Vamo, Nini Maria. Ma dove stai andando? Alla ferrovia. A ferrovia? Affari? Ci sono delle prove, mamma. I carabinieri non le cercano, io voglio fare qualche cosa. Ma come vai là? Proprio tu? Ti vuoi sentire male? E poi chi c'è con te? Ci sono i compagni di Peppino. Ma chi vi credete che siete? La polizia? E che devo fare? Devo restare qua a casa a piangere? O aspettare che la memoria di mio fratello sia riabilitata da sola? E letti i giornali, mamma? Lo chiamano terrorista. Tu che dici? Che fanno bene. Del municipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli, è riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11. Sì, sì, lo Z11. Il grande detto... capo, Tano seduto, si aggira come uno spartiero nella piazza. Sì, la commissione edilizia è riunita. Si aspetta il verdetto. Thank you.
altro che attentato. È qui che l'hanno ammazzato. Come stai? Come devo stare? Posso entrare? Mica te lo impedisco. Charles. La porta la chiuriste? L'ho chiusa. Sicuro sì? Sicuro. Ma perché, di che cosa hai paura? Proprio di niente, guarda. Se una cosa mi manca è paura. È che ho una gazza. E se lascio aperto, capace che se ne vola. Una gazza? Una gazza. Non lo sai cos'è una gazza? Una gazza l'uccello. Non la giraffa. Ca' certo che è l'uccello. Meno male che ancora hai voglia di scherzare. E che te ne fai di una gazza? Me l'ha regalata Felicetta. Solo che è troppo grossa per stare nella gabbia. E allora la tengo libera. Ma così in casa, una gazza libera? E allora? Mi pare strano, una gazza... Sapessi com'è dispettosa. Pure. Quando vede una cosa che luccica, se la fotte. Usapia che tornavi. Quindi ci hai pensato? Ah, certo. E allora? E allora non ne voglio vendette. Non me ne faccio niente. Ma lo capisci che non possiamo stare zitti? Difatti io zitta non ci sto. Ma lo vuoi capire o no che i carabinieri se ne fottono? I giornali a Peppino l'hanno infangato. L'hanno ammazzato due volte. E per chisto che devo andare fino in fondo? Tu, tutti quanti voi, non ci potete levare l'inciuria. Potete solo ammazzare qualcheduno, niente di più. E io morti non ne voglio. E che vuoi fare, la denuncia? Ti vuoi fidare di loro? Dei carabinieri? Dei magistrati? Vuoi aspettare anni e anni? Mentre gli assassini di tuo figlio camminano crassutta, liberi come se non avesse succeduto niente! Ma dove credi di vivere, Felicia? Peppino lo diceva tutti i giorni alla radio dove abitiamo. Era io che non lo volia sentire. Non lo vorrà sentire a me. Tu che attacca bruci le vietto. Ragiono. Sai ora, Peppino, che ti diceva? Chi te la porta? Che cosa? Che cosa? Come ti permetti? Senti un po'. Che vuoi? E ricordati una cosa. Peppino era figlio di suo pace, ma era figlio di sua madre. Ma questo proprio sugli scogli doveva scegliere di andarsene in pensione. Una bella casetta al centro, no, eh? Non mi dire niente che io soffro di vertigini. Oh, no! Lascia a te. Si è fatto male. Grazie, Giova. Chi vi ha detto dove stavo? Il custode del vostro laboratorio all'università. Vi abbiamo detto quello che stava succedendo. E meno male che gli avevo detto di non dare informazioni. E visto che aveva tanta voglia di parlare, non vi ha riferito che sono andato in pensione e perizia non ne faccio più. Questa non è una perizia qualsiasi. Questo è un atto politico. Ecco perché ci serve l'aiuto di un uomo libero. Ah beh, allora se è un atto politico... Scusi, professore. A voi non hanno assegnato l'autopsia su Placido Rizzotto? Infatti. E anche quella su Giuseppe Pinelli, giusto? E con questo?
Noi siamo i compagni di Peppino Impastato. Non serve che le raccontiamo quello che gli hanno fatto, no? Come l'hanno ammazzato, ingiuriato, come stanno insabbiando tutto. Professore, abbiamo bisogno di lei. Qua c'è anche suo fratello, professore. Professore, i carabinieri non hanno fatto niente. Siamo dovuti andare noi lì, dove l'hanno ammazzato, a cercare e a raccogliere tutte le prove. Cosa avete fatto? Quello che i carabinieri non hanno fatto, che non hanno voluto fare, raccogliere delle prove. Ma lo sa come si dice, no? Il sangue, quando non lo asciughi, si secca. Veramente questo detto non l'ho mai sentito. Infatti, neanch'io, me lo sono appena inventato. Volevo fare colpo. Vabbè, diciamo che apprezzo la giusta causa. Che portate dentro quelle borse? Tutto quello che abbiamo trovato nel luogo dell'omicidio. E vi portate tutto dietro? Se sapevamo che la strada era così, avevamo paura che se le lasciavamo in macchina ce le rubavano. Qua ci sono fotografie, articoli di giornali, tutto quello che può servire per farsi un'idea. Anche questo. Che dici, Umberto? Va bene, diciamo che vi aiuto, ma miracoli non ne posso fare, eh? Bizzotto, Pinelli, vi ricordate com'è finita? Come si dice, quando metti la mano sul filo spinato ti prendi la ruggine, anche se non ti tagli. Questo non l'ho mai sentito. E infatti, l'ho inventata adesso, per fare colpo. Sposatevi lo stesso. Ma che dici? Peppino è appena morto. Ma che ci vogliamo mettere tutto il paese contro? Già è uscita, invece di stare a casa e portare il lutto. Ma ce lo dobbiamo fare dire da questi quattro servi quello che dobbiamo fare. Siete giovani, vi dovete fare la vostra vita. Fissiamo la data. Però poi ce lo dice dove l'ha trovata tutta questa forza. Pure tu pensi che sono forte? E allora perché non mi dicesti che siete stati da quel professore? Ma come le... Pensavi che non mi interessava? No, ma è che prima aspettavamo i risultati. Ma lui ce lo dice com'è morto veramente Peppino? Sto professore come si chiama? Del Carpio. E tu? Ma tu non mangi? Non è stato un attentato e nemmeno un suicidio. La versione dell'attentato è smentita da un dettaglio elementare, le mani. Sono gli arti di Peppino che sono rimasti più o meno intatti. Che è strano, se scoppia una bomba in mano, no? E quindi secondo lei com'è andata? Lo hanno massacrato all'interno del casolare diroccato. E questo spiega il sangue sulle pietre che avete trovato lì dentro. E poi lo hanno trascinato sui binari, forse era già morto. E paradossalmente l'altra nostra fortuna è stata che chi ha fatto tutto questo è Peppino. Era talmente sicuro del fatto suo che non ha nemmeno pensato di togliere le tracce. Il che francamente
Mi impressiona abbastanza. Ah, poi c'è un altro dettaglio importante che sicuramente ci farà gioco. Il gruppo sanguigno di Peppino era molto raro. Quindi quando faranno l'analisi sulle pietre e vedranno che il sangue è di quel gruppo sanguigno, la nostra ricostruzione acquisterà maggiore credibilità. Non dica che pentita d'essere venuta. Per niente, pure in barella ci venia. Dove la prende tutta questa forza? Cioè, ma che mi metti tu, d'accordo? Ah? Niente, da lasciare. Ah. Ai tempi miei per le femmine non si usava di guidare, ma se mi metto al posto suo vedo me che lì. Oh. Non è che guida solo male, questo ha pure bucato. Oh, bedamace! Ma quando c'era Peppino, pure lui scherzava così? Certo! Mi fai piacere. Io a casa lo vedevo sempre arrabbiato, a dire sempre tutte quelle cose contro la mafia. Sai che aveva di bello Peppino, che era felice di fare quello che faceva, perché ci credeva veramente. Lo sa come mi chiamava lui? Nicaretta. Nicaretta? Perché sembra una picciritta. E invece il soprannome che si era inventato per Giovanni era Via Collento. Via Collento? E per chi? Per chi ci piace ballare scetto. E comunque, Peppino pure quando diceva le cose serie sapeva scherzare. Per chi era intelligente. Che cosa mi devi chiedere? Magari niente. E parla. Secondo quello che oggi ci ha detto Del Carpio, bisognerebbe fare due cose. La prima è presentare un esposto in procura. E la seconda è fare una denuncia contro ignoti. Ma non le stanno facendo già le indagini? Sì, capito. Però in questo modo voi vi potete costituire come parte civile. Che vuol dire di parte civile? La parte civile è quella che si affianca al pubblico ministero, sostiene l'accusa del magistrato. Diciamo che è un'accusa privata, capito? E questo sarebbe un fatto importante, un segnale forte, in modo che tutti sanno che voi familiari volete la verità, che siete con lo Stato contro gli assassini di Peppino. Ma... lo dobbiamo firmare questo esposto. Se non lo facciamo, mettono tutte le cose a tacere. E lo stanno già facendo, lo sai. Canciata a ruota, che è tardi. Io devo andare a Palermo. Vabbè. Ci sentiamo più tardi, Umberto. Thank you.
Mamma, che c'è? Dice Umberto Santino che la denuncia la firmo io. Tu devi restare fuori. Non devi fare niente. Mi ascolti? E non devi parlare. Manco una parola. Giova, veramente in tutta la sua maestosità. Ci sono tutti. Che è? Lo vuoi indovinare? Io non voglio che ti rovini la vita. Non ti rendi conto? Umberto fa comizi in piazza e rischia di farsi ammazzare tutti i giorni. Un altro compagno di Peppino ha denunciato un suo cugino. È un mafioso. E ora tutto il paese è contro, a lui e alla sua famiglia. E io? Tu t'ammaritari, t'affari la tua vita. Mamma, scusa, ma questa non è la mia vita. Ma sei giovane, firmo io casugno vecchia. E non mi possono fare come possono fare a te. Ma Peppino era mio fratello, mamma. A Peppino ci penso io, sola. È la mia condizione. Ah, è la tua condizione? Sì. E allora non fai male, mamma. Te. Non hai detto che Peppino ci pensi tu da sola? E che non hai più bisogno di me? E allora te, picchia tutte cose tu. E scusami se mi sono intromesso, eh? In fondo non l'avevo mai fatto prima. Forse non dovevo farlo manco oggi. Scusami, ho sbagliato io. Che serve che ci scongiamo fra di noi? Chi ti credi? Che è un lussaccio quanto bene ci volevi a tuo frate. E allora lasciami libero di fare. Non ci riesco. Ho paura. Peppino si metteva in pericolo e io restavo a guardare. Perché era grande, perché era la sua vita, perché lui voleva così. Non lo posso fare pure con te. Non ce l'ho la forza. Da proteggere, Giovanni. Io non voglio essere protetto. Io ora voglio fare la mia parte. Lo capisci questo, mamma? Sì. Stato. Sì? Mi chiamo Mario Francese, scrivo per il giornale di Sicilia. Posso farle qualche domanda? No, stiamo andando dal magistrato per una cosa importante. E poi non le voglio le vostre domande. Voi giornalisti avete trattato mio figlio come un criminale. Io non la penso come i miei colleghi, signora. Io sono sicuro che suo figlio sia stato ucciso. Ma se faccio questa intervista, lei scrive tutto quello che ci dico? E lei è sicura che se la sente di finire su un giornale? Io poi quello che mi dice lo devo pubblicare? Lo leggeranno tutti. Che se no perché vi sto parlando? Pensate che la sogno cretino. No, cioè, tutti devono sapere la verità. Chi è stu voglio? Mio figlio non si è suicidato e non era terrorista. Ci fecero una trappola. L'hanno ammazzato e l'hanno infangato. Lo dovete scrivere. Giuseppe Impastato l'ha ammazzato la mafia. Sentì, questa signora non è mai stata. Ha sentito che è successo a Moro?
Pensa a queste cose che è un po' tante. È meglio per lei. Ma quali sono queste cose importanti? Sentiamo. Un figlio solo le rimasto. Su tenessa cara, capito? E veniste in due a portarmi consigli. Perché uno solo non ce la faceva. Diteci a quello di non mandare i buffoni la prossima volta. Pensa a Giovanni, hai capito? Felice, siamo degli amici. Pensa a te, tuo figlio Giovanni. Peppino ha fatto la fine che meritava, mancando di rispetto agli amici. Stai attenta, può succederti qualcosa di molto grave. Volessi sapere che c'è da guardare. Perché non lo sai? L'intervista che facesse sopra il giornale l'hanno letta tutti. Ma c'era bisogno di guardare il giornale per sapere come la pensi? Felicia, noi due abbiamo fatto la scuola insieme, ti ricordi? E allora, che vuol dire? Che non ce l'ho con te. Ma cavolo, non ti capisce nessuno. Che ti mettisci in testa? Hai perso un figlio. Che bisogno c'è di fare tutti sti sceneggiati che i giornalisti? I figli morti si piangono con dignità. Lontano dalla gente. E quale fosse la dignità? Stare chiusa a casa a piangere sapendo che Giuseppe me l'hanno ammazzato. E figo, non è morto di malattia. Ammazzare i mafiosi. L'hanno ammazzato i mafiosi! T'hanno seduto, l'ha ammazzato! Voi l'avete ammazzato! Ma vi siete buttati la zappa sui piedi! Scomparirete tutti dalla circolazione! Sì! E qua dentro non entri più, hai capito? Ma dove siamo? Qua a Vucceria? Finiscila di infangare a tuo figlio! Fallo smettere! Io devi dire che la deve smettere, perché sennò quelli là fanno un fosso loro. Ma perché non sono amici tuoi? Muto! Muto deve stare! Perché prima di loro le ossa te le spacco io, te le spacco Finiscila! Io! Finiscila! Finiscila! Io te le spacco io e pronto che ce le lancio. Mamma, c'è una bella novità. L'esposto che abbiamo fatto è servito, non hanno archiviato. Che vuol dire? Che le indagini possono andare avanti. Adesso devono tenere conto degli indizi che abbiamo trovato nel casolare. Siamo più forti. E con il professore del Carpio che ci dà ragione, lo siamo ancora di più. Mi fa piacere. E fa bene. L'intervista, l'esposto, tutto quello che sta succedendo è anche merito suo. Signora Felicia, io e Anna vogliamo intitolare il nostro centro di documentazione sulla mafia a Peppino. È d'accordo? Che certo. Mamma, ma mi spieghi che cosa stai facendo? Un sacchetto. Solo un sacchetto mi hanno dato. Ecco quello che mi rimase di tuo fratello, pezzetti. Manco un piede, una mano. Non ci voglio andare al cimitero. Lui non c'è al cimitero. Lui che abitava? Chi sta a sua casa? Tutte le cose sue hanno a stare qua. Qua, a macchina di scrivere, i giornali, fotografie, tutto qua stai. Chi vuole sapere la verità, vene qua. Da oggi la porta di casa rimane aperta. Ho capito, però mi spieghi che cosa vuoi fare? Che vuoi fare, un museo? Che vuoi fare? Ditecelo a tutti quelli che conoscete. La casa di Peppino Impastato è aperta. Chi vuole sapere chi era Peppino e chi morì? Vene qua, che ce lo dico io. Ma devo chiudere sta porta. Eh no! Questa deve stare aperta, sempre aperta, se no la gente come entra. Ma di quale gente stai parlando, mamma? Di quelli che fanno il giro largo per non passare da qua davanti? L'hai visto mai a Peppino chiudere una porta?
È passato quasi un anno dalla morte di Peppino. O meglio, dall'uccisione. E oramai siamo in tanti in Italia a non volere più che la mafia comandi. Eppure, non ci siamo mai ritrovati tutti insieme. Facciamo la cinisi. Facciamo una grande manifestazione antimafia. Alla maniera di Peppino. Giovanni è di là. Dopo vado. Intanto posso stare un poco qua con lei? Se stai mi fai piacere. Ma non ti preoccupare, non mi serve compagnia. A me serve la sua compagnia. Anzi, speriamo che arrivi pure qualcun altro. Cos'accio? Pensi che è inutile? Lo puoi dire, non mi offendo. Oh, bendamati! Te, picchia! Grazie. Qua è Chisto. Chisto? È mio figlio. Io ho sete, non è che c'è un poco d'acqua? Qua certo. Aspetta qua. Cinisi si è svolta una manifestazione antimafia. Papà, vieni, che la cena è pronta. Dai compagni e dai familiari di Peppino Impastato, il giornalista drammaticamente scomparso un anno fa e sulla cui morte la magistratura sta ancora indagando. Talia sta puttanedda! Ladra! Ma che combinasti? Talia l'uncinetto. Puro di tale ti futtisti. Puttanedda ladra! Il rosario, che non lo trovava. Ah, puttanedda ladra. E tu perché stai qua? Tu mi fai ridere. Sì, ma che fai con la pistola? I cattivi si combattono coi libri, non con la pistola. È cattiva? No, è solo una puttanedda. Turi, che fai là? Vieni a casa. Tu da quella non ci devi andare. Voi da mio nipote dovete stare lontano. Manco ci dovete parlare, avete capito? Di che vi scandate? Che da grande non ci piacciono i mafiosi? Ciao Sirincia, tu. Felicia. Quelli del corteo se ne sono andati, lo vedi come fanno? Arrivano qua un giorno, gridano, alzano i pugni e poi chi li vede più? Se per questo Mangotano seduto si è visto più. E mica perché ha paura di te. Ormai comandano altri, peggio di lui. Tu qua abiti e qua rimani. Hai sentito che a Palermo hanno ammazzato un magistrato? Sì, l'ho sentito. E allora? La gente vi comincerà a odiare,
vi scaverete la fossa. Parli come Peppino, sia Assis, ma sei tu che devi stare attenta a spegnere una candela. Basta un soffio. Ma ancora così stai? Allora hai proprio deciso di non venire. Certo, la cravatta non è cosa tua. Ma come, hai fatto tanto per farci sposare e ora mi lasci da solo? Muoviti, è la sposa che si deve fare aspettare, non lo sposo. Tu ti sei fatta aspettare al tuo matrimonio? Ma certo che no. Sei proprio sicura? Il mio vestito non è adatto al tuo matrimonio. Anni, muoviti. E allora, giudice Chinnici, che dobbiamo fare? Siamo tutti siciliani. Voi e noi. Dobbiamo ridare dignità a questa terra. La mafia non può essere il destino. Io, come giudice, so che non sono solo. Perché ci siete voi. E voi non siete soli. Perché se ce lo chiedete, noi vi diamo giustizia. Per oggi è tutto. Giudice, posso chiederle un'intervista per il giornale dell'università? Certo. Basta che mi telefono e prendiamo un appuntamento. Grazie. Ah, intanto si legga questo. Vi ho chiesto di venire perché ho deciso di riaprire il fascicolo. Quindi volete arrestare qualcuno? Non lo so. Però come voi, io penso che Peppino è stato ammazzato. Siete voi il giudice? Sì. E prima di me ce n'era un altro, il giudice Costa. Solo che è stato ucciso. Bene, se siamo qui oggi è perché il giudice Costa non ha archiviato il procedimento. I morti che difendono i morti, ecco come ci siamo ridotti. Ma noi siamo vivi, signora, e quelli che sono vivi hanno dei compiti. Vi ho portato queste, così capite bene chi era mio figlio. Quello che abbiamo scritto è vero, però ci manca una cosa. La denuncia l'abbiamo fatta contro ignoti, ma io lo so chi l'ha ammazzato. Gaetano Badalamenti, è lui il comandante dell'omicidio. Ma io le credo. Però per quanto possiamo essere convinti di quello che sappiamo, per istruire un processo non bastano le nostre certezze. Servono prove. Mio fratello col suo programma alla radio dava fastidio a molte persone e denunciava le speculazioni. Così disturbava gli interessi dei mafiosi e dei loro amici. Li sbeffeggiava, insomma. Sì. Ma non avete qualcos'altro da darmi? Oltre queste registrazioni. No, tutto voi avete. Eh sì, perché durante la perquisizione si sono presi tutto. Anche i documenti con le ultime inchieste di Peppino. Lui ne andava molto fiero, però con noi non ne parlava. Ma perché, dottore, mi scusi, queste carte non sono agli atti? No, veramente no. Come no? Venite con me, andiamo a prendere una boccata d'aria. Se dovete dirmi qualcosa di riservato, fatelo qui. Del mio ufficio non mi fido. Badalamenti ha delle amicizie importanti. A Roma se la intende con qualcuno. È per questo che non riuscite a incriminarlo, vero? Per quello che riguarda il traffico internazionale di droga, ce l'abbiamo fatta. Addosso sia noi che gli americani.
Cercheremo di provare le sue responsabilità anche per suo fratello. Noi andremo avanti. Non siamo soli come sembra. In Sicilia ci sono ormai tanti magistrati che non sono più disposti a fermarsi di fronte alla mafia. Ti ricordi quando papà ci portava qui? E ci comprava la granita se venivamo promossi? Che certo. Non riuscivo mai a mangiare il cappuccio della brioche che me la rubava sempre. Era proprio un mangione. Peppino prendeva sempre la granita di Jesse. Ti ricordi? E tu di mandorle. Certo, ora come famiglia picca siamo. Due. Sempre famiglia, no? Aia! Lupo! 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 Lupo, ma onde sei? Lupo! Sono in ritardo. No, non troppo. No. Insomma, con tutte le persone interessanti che ci sono a Palermo, vieni a intervistare me. Ma non è che vuoi fare il magistrato? No, mi sto laureando in diritto romano. Mi piacerebbe insegnare. Peccato. Il magistrato è un bel lavoro. Sì? Anche a Palermo? Soprattutto a Palermo. Ma poi se non cominciamo a occuparcene noi dalla Sicilia, noi siciliani, ma chi lo deve fare? Cominciamo. Da un po' di tempo che non ti vedevo sorridere così. Sì, siamo nei paraggi del mapicipio di Mafiopoli. Del municipio di Mafiopoli. Troppa fretta di sistemare i binari. Nessuna perquisizione sull'auto d'impastato. Le pietre sporche di sangue lasciate sull'uomo. Nessun interrogatorio ai guardiani del passaggio a livello. Nessuna ricerca di impronte sull'autovettura. Nessun rilievo planimetrico. Nessun setacciamento sul terreno per cercare un'impronta. Nessuna traccia di esplosivo di innesti. Nessun documento fotografico di reperti essenziali, come il luogo dell'esplosione, il particolare del cratere e il binario interrotto. Nessun riferimento alla casa rurale
che pure viene citata per descrivere il luogo. Ma vi rendete conto? Buongiorno Stefano. Buongiorno dottor. Buongiorno ragazzi. Buongiorno dottor. Intensifica la lotta alla mafia, la mafia risponde con un'altra strage. A Palermo hanno ucciso un magistrato e due carabinieri facendo saltare con il telecomando un'auto carica di esplosivo a pochi passi dalla casa dalla quale questa mattina il magistrato usciva per andare al lavoro. Io non ho paura della morte e anche se cammino con la scorta so benissimo che possono colpirmi in ogni momento. Per un magistrato come me è normale considerarsi nel mirino delle cosche mafiose, ma questo non impedisce né a me né agli altri giudici di continuare a lavorare. Spero che, se dovesse accadere, non succeda nulla agli uomini della mia scorta. È il pensiero contenuto in una delle ultime interviste del magistrato Rocco Pignici. Già basta di ammazzare. Devono distruggere, fare pezzetti. Ma tutti questi denari non hanno a portare. Qua stiamo per la morte, di passaggio. Dottor Caponnetto, lei ha preso il posto di un uomo speciale. Vi ho convocati qui per questo, per dirvi che lo so. Oggi non siamo abbastanza forti per difendere le persone, ma le loro inchieste sì. Questo ufficio va avanti con la stessa determinazione di prima. Il lavoro di Tinnici non andrà perso. E a Badalamenti? Riuscirete a incriminarlo? In realtà questo non sarà possibile, almeno per ora. Le prove che sono state raccolte non basteranno. E allora perché ci avete fatto venire? Perché dobbiamo archiviare. Ma come ora avete detto che andate avanti con la stessa determinazione? Le voglio spiegare il motivo. Non mi interessa. Mio figlio non avrà mai giustizia. Chi sto è? Ma non è così. Per quanto possa sembrare incomprensibile, archiviare il procedimento in questo momento è l'unica strada che ci potrà permettere un giorno di avere giustizia. Quale giorno? Questo non glielo posso dire. Ma se mandiamo a giudizio Badalamenti con i pochi elementi che abbiamo, siamo destinati a perdere. Lo assolverebbero con formula piena e questo ci impedirebbe di poterlo richiamare in causa. Ma io lo so che è stato lui. Lo sanno tutti. Non basta. Non basta, signora, se non ci sono le prove. Se non c'è qualcuno dei suoi, magari che inizi a collaborare con noi. Archivieremo l'inchiesta, ma specificando che quello di Peppino è stato un delitto mafioso. E in sentenza scriveremo una postilla che ci permetterà di riaprire il processo appena avremo acquisito nuovi elementi. Forse la Sicilia sta per cambiare e riusciremo a convincere qualche mafioso a collaborare. Se è sicuro che è l'unico modo. Aprile 1900.
1984 a Madrid, la polizia italiana, in collaborazione con quella spagnola e l'FBI, ha arrestato il boss di Cosa Nostra, Gaetano Badalamenti. Ma Felice hanno arrestato Panazzolo? Accusato di essere uno dei leader della cosiddetta Pizza Connection, un traffico di stupefacenti tra l'Europa, gli Stati Uniti e la Sicilia. Oltre al boss, sono stati arrestati il figlio Vito e Pietro Alfano, fedelissimo di Badalamenti. Lo so cosa mi volete dire. Non cambia niente. È stato arrestato. Interrogatelo. E lei crede che ci risponderà? Le uniche accuse che possiamo muovergli riguardano il traffico internazionale di stupefacenti. Esattamente quello che denunciava Peppino. Non avevo di bisogno che lo arrestavate per sapere che mio figlio diceva la verità. Dobbiamo rassegnarci. Dalla bocca di Badalamenti non uscirà una sola sillaba sulla morte di suo figlio. Nega addirittura di appartenere a Cosa Nostra. Del resto, non mi aspettavo certo che lo ammettesse. Non cambia niente. Niente succede. Mamma, stai calma. Mamma, dove sei? Mamma! 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 È entrata in coma a causa di due ematomi subdurali a entrambi i lati dell'encefalo. In coma? Già. Ma nessuno tra i colleghi sa spiegarsi la lesione bilaterale. Scusi, non lo capisco. Di solito questo genere di ematoma è provocato da un trauma, ma è impossibile che colpisca due parti contemporaneamente. Ma se le sveglierà, vero? Forse è meglio se state con lei. Sono. Mamma Felicia, si è sentita male a casa. Che è successo? Non si capisce. Ti hanno trovato due ematomi su tutte e due le tempie. Ma come si fa a cadere e a sbattere contemporaneamente la testa da tutte e due le parti? Guarda che è una cosa misteriosa, è una cosa inspiegabile. Te lo spiego io. E sei dottore tu? Questi matomi io me li facevo solo per disperazione.
guardavo la foto di Peppino e mi davo i pugni in testa, così. Mamma, non lo devi fare più. Guarda che così muori. No, io non muoro. Fino a che non vedo a quello condannato. Io a Peppino lo divento. Fino a quando c'hai sti occhi aperti. Sì. Da piccirita. Meno male che Giovanni una cosa buona ce l'ha avuta e non per merito mio. Io l'ho costretto a fare l'angelo custode del fratello, da vivo e da morto. Non l'ha costretto? Sì, vi ho costretto a tutti, a lui, a te e ora pure a lei. Andate fuori, andate all'aria, eh? Qua dentro basta io. E va bene, andiamo a farci una passeggiata. Diciamo ciao a nonna Felicia. Ciao. Ciao, Luisa. Nonna Felicia. Ciao, Luisa, bella di nonna. Ciao, Felice. Ciao. Andiamo, andiamo, tesoro. E voi chi siete? Ciao, siete. Ciao, signora. Buongiorno. Pam, pam. La gazza che fine fece? La gazza? La gazza morì. Ah, quella ladra e buttanedda. No. Tu sei un picciretto della pistola. Sì. E che fine facisti? Ad Agrigento con i miei. Però ora faccio l'università, eh? Infatti do lezioni private e ho portato alcuni dei miei ragazzi. Volevo che li conoscevi, no? E che ti insegna sti picciotti? Storia e geografia. E la storia di Peppino già contasti? Per questo sono venuto. E facisti buono. Assettatevi. Peppino era mio figlio. Aveva un padre mafioso e mafiosi erano tutti i nostri parenti. Dovete studiare, picciotti. La mafia si combatte con le parole, non con la pistola. Mio figlio era contro la mafia. Mio marito non lo sopportava e lo buttava fuori di casa. Ma lui non si scantava, tornava alla radio e ricominciava. Era un ragazzo come voi, bello, intelligente. Guardia! Guardia! Io mi ammazzo! Sto troppo male! Guardia! Guardia! Fatemi vedere! Palazzo, ma che c'è? Voglio parlare col magistrato. Dottoressa Bergamo, ben arrivata. Buongiorno. Buongiorno a lei. Procuratore. Hai avuto il tempo di dare un'occhiata ai nuovi fascicoli? Buongiorno. Sono arrivata adesso. L'omicidio di Peppino Impastato è stato voluto da Gaetano Badalamenti ed eseguito da Francesco Di Trapani e Nino Badalamenti. Palazzolo si è pentito. Solo lui? Sì. E senza altri riscontri è impossibile incriminare Badalamenti. E anche se tanti altri stanno collaborando, non sarà affatto facile far parlare qualcuno sul caso Impastato. Mi studio le carte. Senti, ma chi si occupava del caso? Chinnici. E poi Caponnetto. Chinnici? Ma come, non già basta Palazzolo? È la legge, servono i riscontri. E che vuol dire? Che devono parlare altri pentiti. E se non parlano? Probabilmente bisogna riarchiviare l'inchiesta. No, io non so nulla. Io non ricordo neanche chi è questo Impastato. No? No. Non so che sia. Non ne avevi mai sentito parlare neanche qui dentro?
Mai. Lo saccio, guarda. Ciò giù, tu lo saccio. Che ne sai di Peppino Impastato? Io? Mai sentito. Non lo conosco. Non ne hai mai sentito parlare neanche qui in carcere? No, mai. Dottoressa, ma ancora non si è stancata? No. La Sicilia ormai è piena di pentiti. Ma cosa vuole fare? Sentirli tutti? Che fa, mi legge nel pensiero? No, ma può anche darsi che i miei colleghi avevano ragione. E magari Peppino Impastato era davvero un terrorista. Maresciallo, ma no. Ma allora perché nessuno sa niente? E poi un omicidio di mafia così non si è mai visto. Perché la mafia quando deve eliminare qualcuno lo fa e basta, non si mette a apparecchiare un attentato. Non è mai successo, ecco. Io credo che Badalamenti sia stato costretto. Anche se il padre di Peppino era morto, non si poteva permettere un'esecuzione plateale di un impastato. Doveva nasconderla. Farla passare per qualcos'altro. E allora andiamo avanti. Finché non li abbiamo ascoltati tutti. Si rassegna, maresciallo. Allora, che ne sa di Peppino Impastato? Peppino Impastato? Se non sa nulla me lo dica subito. Badalamenti. Cosa, scusi? È stato Badalamenti a organizzare tutto. E lui come fa a saperlo? L'ha detto Nino, suo cugino. Lo sostituiva nel triumvirato quando Tano era via da Palermo. Mio fratello era sicurissimo che Badalamenti fosse il mandante. E potrebbe confermarlo in tribunale? È certo. Ma quale posato è posato, signor giudice? Badalamenti non aveva più potere, fuori. Ma nel 1978 a Cines non si muoveva una foglia. Se non voleva lui, come ci posso dire? Iddio era Dio. Che cosa mi deve chiedere? Signora, dobbiamo interrogare. Ancora? Ma sono 20 anni che parlo. Questa volta non basta. E perché? C'è qualche cosa di nuovo? Facciamo il processo. Portiamo Badalamenti in tribunale. Ma non sta in America? Lo riportano in Sicilia? No, non credo. In qualche modo faremo, lei non si preoccupi. Mi deve solo dire se se le sente di testimoniare in tribunale davanti a tutti. Bisogna essere forti, lucidi e pronti. Rispondere subito e seccamente, soprattutto quando davanti c'è gente come quella. Se lei comunque non se la sentisse, io la capirei. Lei non ha capito, dottoressa. Io non vedo l'ora di entrare in quell'aula. È da quando è morto mio figlio che aspetto quel momento. Non ho paura. Sono pronta. Sì. Signora. Andiamo alla sera dell'8 maggio 1978. Signora. Signora, ha capito la domanda? Signora. Signora Bartolotta, mi sente? Riconosce quell'uomo nello schermo? Che ha certo che lo conosco.
Ve l'avevo detto che questo giorno veniva. Tu hai ammazzato mio figlio. Scatta lo cuore, si te li uta se affonda o tempo, se più che va a pensare.